parlano di questo. Quindi non sono le famiglie, non sono le piccole imprese. Però la soluzione che Renzi sta trovando è: mettiamo il patto marciano, che ora glielo raccontate qualcuno di voi, mettiamo il pegno non possessorio, pigliamoci dei beni dei piccoli imprenditori, perché a noi non interessa dargli soldi perché crescano, ma ci interessa darci soldi se poi riusciamo a prenderci qualcosa. E se poi quell'immobile che vale 100.000 euro, io grazie al patto marciano non devo più passare dal giudice, ma me lo posso prendere e vale 100.000 euro, ma io con l'imprenditore ho 50.000 euro di debito, io farò di tutto per venderlo a 50.000 euro, perché a me interessa recuperare i miei 50.000 euro. Il signore ha perso altri 50.000 euro. Poi con questi 50, con questi immobili cosa ci faccio? Dall'anno scorso, grazie a Renzi, le banche possono fare pure le agenzie immobiliari. E allora questo bell'immobile me lo prendo io nell'agenzia immobiliare. Ma per fare il trasferimento dalla banca all'agenzia immobiliare mi serve un notaio, giusto? Devo pagare delle tasse? Non serve più! Perché per questa operazione Renzi l'ha cancellata. Quindi la banca, se si prende il suo bene, poi glielo passa all'agenzia immobiliare senza fare atto notarile, c'è scritto nella legge, alla banca o a società controllate o collegate. Ma questa agenzia immobiliare poi lo dovrà vendere l'immobile. Allora glielo ripresenterà a lei e lei si comprerà l'immobile e ha bisogno di un mutuo e glielo fa alla banca. Ma ha bisogno di un'assicurazione. Dall'anno scorso le assicurazioni possono fare le banche, quindi le banche possono fare pure le assicurazioni. E abbiamo risolto il problema dell'Italia. Questo è Renzi. Informatevi cortesemente. Grazie a tutti. Salve a tutti. Allora, lui ha accennato prima al Euribor. Allora, c'è una truffa sull'Euribor. Nel 2013 diverse banche sono state condannate per aver manipolato l'Euribor, che è il tasso che tutti noi che abbiamo un mutuo paghiamo. Che succede? Che alcune banche ammettono di aver manipolato l'Euribor, quindi vengono sanzionate dalla Commissione europea per la concorrenza. Però che accade? Che la sentenza è secretata, che solo il governo italiano può andare in Europa e chiedere la desecretazione e lo può chiedere per interesse pubblico nazionale. Quindi noi ci accorgiamo di questa cosa e chiediamo al governo di intervenire. Secondo voi? Perché? Si è tuffato proprio. Sono venuti in commissione tante belle parole. Se mai facciamo una risoluzione di commissione, la commissione finanze in Senato è ancora ferma. Noi dobbiamo ancora fare la commissione d'inchiesta quella sulle quattro banche con la proposta dal PD. Non l'abbiamo proposta noi, è il PD di Matteo Renzi che ha detto servirebbe una commissione d'inchiesta. Noi gli abbiamo dato il testo, ancora lì fermo. Perché non vogliono andare a guardare, perché loro sanno benissimo come funziona il sistema banche, ma ora lo sappiamo anche noi. E noi per farlo venire fuori abbiamo bisogno di portarli allo scoperto con le interrogazioni, con gli esposti, cioè ormai io ringrazio molto la Commissione Finanze della Camera perché io ho più difficoltà, noi siamo solo in due in commissione e quindi spesso io mi appoggio a loro, vi dico, oh, avete fatto quel pezzo, me lo passate, cioè ci scambiamo. E quindi riusciamo come commissioni, finanze, Camera e Senato a portarlo allo scoperto, ma è solo un primo passo che noi facciamo, perché poi quando ognuno di noi va in banca, ed è successo anche con il microcredito, e il dipendente ti racconta delle frottole, noi dobbiamo cominciare a smerdarli, perché se no non ne usciamo più. Noi abbiamo bisogno di questo, noi vi diamo le informazioni, siamo disponibili,
a darvi tutte le informazioni, ma quando voi andate in banca e vi rapportate con loro, dovete veramente battere piedi, perché noi abbiamo dei diritti e loro hanno dei doveri come banche. Noi li rispettiamo perché vogliamo pagare quello giusto che dobbiamo pagare, però loro ci devono trattare per bene. È quello che fa un paese civile, non quello che sta accadendo. Tutta la truffa anche delle quattro banche si basa molto sulle MiFID, che sono i documenti che ogni investitore privato deve compilare per far riconoscere la sua conoscenza in ambito finanziario. Sono sbagliate, perché le compilano a caso, perché nessuno di noi legge mai il testo e quindi mette la firma, a volte nemmeno quella, e la mettono loro. Allora facciamo attenzione, perché per cambiare le cose la responsabilità è anche nostra. Perché il Movimento 5 Stelle è venuto fuori? Perché ha sentito la necessità sia di fare qualcosa, ma anche di prendersi le responsabilità se non si fa qualcosa. Perché un paese lo si cambia solo così, quando assieme ci prendiamo diritti e doveri e combattiamo per le cose giuste. Solo questo. E se noi combattiamo per le cose giuste, il paese diventa civile. E allora non servono più tanti escamotage o tante cazzate che loro sparano, anche c'è sulla riforma, tutto collegato. È veramente il loro disegno per creare un'Italia precaria, ignorante, al servizio dei poteri forti. Questo è quello che vogliono. E secondo me la questione della Brexit, io vorrei ricordarvi cos'è successo in Grecia, quando il referendum ha detto no alla Troika. Mi sembra che se la siano presa tutti la Troika. Quindi facciamo sempre attenzione da quello che leggiamo sui giornali, perché spesso manipolano l'informazione per trarci in inganno. Cominciamo a ragionare, cominciamo a confrontarci. Noi abbiamo bisogno di voi, voi avete bisogno di noi. Solo così cambiamo sto paese, che merita veramente di ritornare a contare in questa Europa, in un Europa fatta di popoli e non di soldi carta straccia. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Daniele. Cose sul sistema finanziario che alla fine, se spiegate in modo così semplice, tutti riusciamo a capire che sono cose che facilmente possiamo capire. E se le capiamo in modo facile, possiamo anche spiegarle a qualcun altro in modo facile. Di modo che queste cose si inizino veramente a capire e tutti prendiamo conoscenza e soprattutto coscienza su queste cose, che sono cose veramente importanti, perché abbiamo visto come dall'esterno alcuni operatori finanziari internazionali possono mettere tranquillamente a ginocchio il nostro paese. L'hanno fatto, e ripetiamolo, con lo spread 3 anni fa, lo hanno fatto qualche giorno fa con i titoli bancari, e potranno farlo sicuramente ancora. E purtroppo noi non siamo ancora dotati, il nostro paese, il nostro sistema finanziario, il nostro sistema paese, mi viene da dire, non è ancora abbastanza evoluto da potersi mettere a riparo da altri attacchi di questo genere. Quindi non oso immaginare, quando il Movimento 5 Stelle andrà al governo, che cosa si inventeranno per metterci in difficoltà. Quindi dobbiamo tenere presente questo, quindi dobbiamo riuscire a creare delle difese rispetto al sistema finanziario internazionale. Una cosa quindi che abbiamo capito sono le vendite alle scoperto, che è una cosa molto importante, ma una cosa che forse molti ancora non conoscono sono i derivati finanziari. E secondo me due parole, ma giusto velocemente per riuscire a capire di cosa si tratta, vanno spese. I derivati finanziari non sono altro che delle scommesse che un privato o una pubblica amministrazione fa con una banca.
Ma le scommesse su cosa si basano? Si basano sull'andamento di altri titoli, dei titoli qualsiasi o anche di fenomeni qualsiasi, di qualsiasi natura. Per questo prende proprio il nome di derivato, perché lo scambio futuro di denaro attraverso le due parti che hanno sottoscritto il contratto si baserà proprio sul, deriverà proprio dall'andamento di un altro titolo. Ebbene, di banche, di questi contratti ne hanno fatti veramente tanti, a danno, e mi viene da dire proprio a danno, di cittadini nelle vesti di, delle imprese e di pubbliche amministrazioni. Perché hanno fatto questo? Per guadagnarci sopra. Perché ci hanno guadagnato sopra? Perché hanno ingolosito spesso le pubbliche amministrazioni nel sottoscrivere questi contratti, magari regalando dei regali, così, ci sono proprio dei regali, vengono chiamati in gergo tecnico degli upfront. Sarebbe un guadagno immediato per l'amministrazione che sottoscrive questi contratti, queste scommesse. Ebbene, le pubbliche amministrazioni hanno sottoscritto, visto che avevano questa entrata all'inizio, non pensando al futuro. E il futuro, queste scommesse, stranamente, si sono dimostrate sempre a svantaggio delle pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto quei contratti. E quindi hanno avuto un guadagno all'inizio, ma perdite future in mani, logicamente a danno delle amministrazioni che sono venute dopo. Quindi è una cosa veramente vergognosa. Il nostro Stato, di questi derivati, ne ha sottoscritti veramente tanti, 163 miliardi di valore nozionale, che sarebbe un po', come dire, il montepremi, diciamo così. Insomma, 163 miliardi, e la futura perdita, perché di questo si può solo parlare, di futura perdita, ok, che non è altro che la somma di tutte le perdite che si accumuleranno negli anni, da qui alla scadenza di tutti i contratti, ebbene, si tratta di 42 miliardi di future perdite. Ogni anno il nostro Stato spende circa 5-6 miliardi per pagare queste scommesse. In pratica, oggi che abbiamo, grazie al sistema finanziario, grazie, insomma, grazie alle cose che sono state fatte in passato, grazie all'euro, perché purtroppo questo va riconosciuto, per colpa dell'euro abbiamo degli interessi così bassi e anche sul titolo di Stato paghiamo degli interessi bassi, però ogni anno spendiamo 5, 6, 7 miliardi solo per queste scommesse. Ma guarda caso, molte di queste scommesse si basano proprio sull'andamento dei titoli di Stato. E guarda caso, lo Stato avrebbe perso su queste scommesse se il titolo sarebbe sceso. E infatti questo si è verificato, l'interesse sui titoli di Stato è sceso in questi ultimi anni. Ma chi lo decide il titolo di Stato? E spesso anche Alessio lo ricorda spesso. È la banca alla fine che decide, la Banca d'Italia. Quando va, scusate, il Ministero dell'Economia e Finanze, quando va a fare le aste con i propri titoli di Stato, ebbene decide lei a quale tasso venderli. E le banche che acquistano questi titoli di Stato possono decidere se comprarlo a un prezzo più alto o più basso, ma alla fine sono loro, le due controparti, che hanno, diciamo così, possono decidere quale sarà il tasso di interesse dei titoli di Stato. Ebbene, quindi banche e Stato, bene o male, possono decidere appunto quanto è questo tasso di interesse. Ma queste banche, le uniche autorizzate a comprare per prime questi titoli, sono proprio le banche specialiste in titoli di Stato. E guarda caso, sono proprio le stesse banche che possono fare i derivati con lo Stato. Quindi alla fine, questi due soggetti, Stato e banche specialiste, si scambiano sia i titoli di Stato sia i derivati. E quindi capite quale conflitto di interesse ci può essere rappresentato da una banca, ok, che non solo ti compra i titoli, solo se li compri i derivati. E quindi il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha interesse a stare in buoni rapporti con queste banche, ha interesse a stipulare questi titoli, questi contratti derivati, perché ha interesse che queste banche comprino i titoli di Stato. Quindi veramente è praticamente un circolo vizioso che fa in modo che alla fine chi ci perde è sempre lo Stato. Anche in questo momento, con i titoli di Stato basso, e chiediamoci come mai i titoli di Stato sono così basso, ma questo ci vorrebbe un pochino più di tempo per spiegarlo. Ebbene, ci perdiamo un sacco di soldi perché abbiamo fatto questi contratti derivati con queste banche. Ed è una cosa veramente scandalosa. Ebbene, lo Stato non paga del fatto che non ha ancora pagato del fatto che ha fatto questi contratti con i quali ci rimettiamo un sacco di soldi, ha pure deciso in una norma, una stabilità di 2 anni fa, ha pure stabilito che queste banche devono essere garantite. Non è giusto che abbiano stipulato questi contratti a danno dello Stato e quindi magari lo Stato un giorno non sarà neanche in grado di ripagare. No, ha pure deciso lo Stato stesso che deve mettere a garanzia dei soldi per poter ripagare le future perdite. Quindi in passato abbiamo fatto queste scommesse. Lo Stato ci sta perdendo anno dopo anno
In più le banche vogliono essere, avere la garanzia che in futuro saremo comunque solvibili e quindi avremo i soldi da dare a queste banche. E lo decide adesso. Quindi su contratti vecchi lo Stato adesso decide che, ci va che deve metterci pure la garanzia. Una cosa veramente che non sta né in cielo e né in terra. Ed era la finanziaria, mi sembra, la stabilità di 2 anni fa. E da lì ci siamo iniziati a occupare un po' di più del settore banche, perché lì abbiamo capito che qualcosa non andava. Abbiamo fatto il primo esposto sui derivati, perché questa cosa non ci tornava. Abbiamo chiesto contratti dei derivati, non ce l'hanno dati, il MEF non ce l'ha dati, abbiamo fatto l'accesso agli atti, non ce l'hanno dati, abbiamo fatto un ricorso all'accesso agli atti, anche lì picche, abbiamo fatto ricorso alla commissione per l'accesso agli atti, zero, alla fine abbiamo fatto l'esposto. L'esposto in magistratura? No, non io, l'abbiamo fatto tutti insieme, in gruppo. Anche la magistratura ha accantonato il nostro esposto dicendoci che non c'erano le basi per poter andare a scavare, per andare a cercare questi contratti. Noi volevamo solo sapere che cosa c'era dentro di questi contratti, quali erano le regole alla base di questi contratti. Non ce li vogliono far vedere, non ce li vogliono far vedere, una cosa assolutamente scandalosa. Io gli ultimi 5 minuti però vorrei spenderli sul sistema bancario, perché le cose stanno veramente cambiando tantissimo in questi ultimi mesi. Abbiamo approvato il patto commissorio, il pegno non possessorio immobiliare, il patto marciano e adesso l'ultima cosa, appunto quella sui mutui casa che tutti ricordate bene. In pratica la banca si può prendere, se uno non riesce a pagare il mutuo, si può prendere la casa se, non paga, se il mutuatario non paga 18 rate, si può prendere il capannone se l'impresa non paga 3 rate, dopo 9 mesi si può prendere il capannone, si può prendere i beni che un povero imprenditore ha messo impegno alla banca per avere un finanziamento da 5, 10, 50 mila euro. E in questo ultimo caso non hanno neanche stabilito il numero di rate o il lasso di tempo che deve passare dall'ultima rata non pagata, perché è la banca che lo scriverà come vorrà nel contratto. La legge non è entrata nello specifico nel dire quali devono essere queste regole, perché potrà farlo direttamente la banca. Tanto la banca il contratto lo possa sottoscrivere all'imprenditore, sì. Quindi è un contratto tra due parti, sì. E quindi la banca può scrivere quello che vuole e l'imprenditore, se vuole i soldi, può accettare qualsiasi ricatto, ed è una cosa scandalosa. E purtroppo non siamo riusciti a farlo capire ai cittadini italiani. E dico anch'io purtroppo, perché purtroppo veramente avremmo dovuto, non dico dar fuoco all'aula del Parlamento, però ci manca poco per riuscire a farlo capire. Purtroppo solo facendo questa azione riusciamo a far capire, riusciamo a far uscire il messaggio. Questo giro non siamo riusciti a farlo e gli imprenditori perderanno il capannone, perderanno i beni se non pagheranno 3 rate, senza passare dal giudice, perché è lì che sta la differenza. Perché bene o male, con tutta la procedura che si metteva in piedi prima, passavano un po' di anni, quindi magari l'imprenditore riusciva poi a trovare i soldi e riusciva comunque a pagarsi il debito. Adesso non sarà più così, perché nel giro di pochi mesi la banca si prende tutto, se lo porta a casa, se lo porta in cassa. E perché c'è questo problema? Loro ci dicono per le sofferenze. Queste benedette sofferenze, che cosa sono? Sono i crediti che la banca ha concesso a tutti, ok, piccoli e grandi, che non sono stati ripagati. Ma noi sappiamo che il grosso, l'80%, l'ha già detto prima Alessio, ma va ripetuto, l'80% di queste sofferenze sono riferite a prestiti grandi, fatti a grandi compagnie, a grandi società, non sono quelli delle piccole e medie imprese. E questo veramente, veramente sono dati ufficiali della Banca d'Italia, l'80%. Oggi è proprio uscito un articolo sul giornale proprio su questo. Riguarda veramente le grandi imprese, non le piccole. Eppure Renzi ha fatto le norme per andare a colpire i beni delle piccole. Ok, questo è veramente è una cosa veramente che ci lascia così basiti. Questo perché? Perché negli anni passati le banche veramente avevano la possibilità di creare denaro dal nulla e prestare soldi a chi volevano loro. Ed era un gioco a cui tutte le banche, piccole e grandi, hanno continuato a fare, soprattutto le piccole. Poi a un certo punto le grandi banche, riunite in questo famoso comitato di Basilea, che anch'io che sono 3 anni che sono lì, è colpa mia, non ho ancora capito bene questo comitato di Basilea, chi l'ha fatto, me lo devo studiare. Però esiste questo comitato di Basilea che detta le regole. Questo comitato è formato comunque dai governatori delle banche centrali, è formato appunto da alcuni personaggi insomma legati alla politica e decidono le regole del gioco, cioè decidono quali sono le regole che devono essere rispettate dalle banche, emettono queste loro delibere che vengono poi prese dalla Commissione Europea e la Commissione Europea ci fa le direttive, come ad esempio poi la direttiva sul bail-in, poi è arrivata una tra le direttive appunto anche quella sul bail-in.
Ebbene, in queste direttive cosa hanno stabilito? Hanno stabilito che i coefficienti patrimoniali, cioè la solidità della banca, deve crescere, deve essere un po' più alta rispetto al passato. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se le banche sono state abituate a erogare, a concedere finanziamenti senza andare a cercare il pelo nell'uovo, e questo l'hanno fatto veramente per anni, ora devono essere più solide. Devono praticamente fare cosa? Chiudere i rubinetti. Sono state costrette le banche a chiudere i rubinetti. Saggio, cioè nel senso una scelta saggia, far rendere le banche più solide. Però non lo puoi decidere dall'oggi al domani e mettere in difficoltà tantissime banche piccole, che tra l'altro sono state comunque, diciamo così, amministrate in modo un po' allegro. Eppure stanno facendo questo. Obbligano le banche a chiudere i rubinetti, le quali sono costrette a chiedere indietro i vari finanziamenti, i vari fidi, li stanno prendendo indietro, ok? E quindi le mettono in difficoltà. Così le banche piccole praticamente falliscono. Rimangono solo quelle grandi. Guarda caso quelle grandi che magari hanno una voce in più, quel famoso comitato di Basilea che decide le regole. Quindi ragazzi, è tutto scritto a tavolino. È proprio una manovra per fare cosa? Per accentrare il potere finanziario. Visto che le banche possono prestare soldi e quindi hanno il potere finanziario, e questo potere era diffuso grazie comunque al tessuto bancario che avevamo in Italia, di banche pubbliche, però banche le popolari, le credito cooperativo, tantissimi tipi di banche che praticamente stanno scomparendo. Perché? Perché c'è qualcuno in alto che ha deciso che queste banche devono chiudere, e per fare in modo che il potere finanziario venga accentrato. E questa è veramente una cosa vergognosa a cui noi purtroppo assistiamo, mi viene da dire così, un po' senza poter agire, perché comunque siamo una forza di opposizione e non abbiamo voce in capitolo per poter dire di no, per opporci a queste cose. Opporci lo facciamo, comunque ci opponiamo. L'altro giorno eravamo in piazza noi parlamentari insieme alle vittime delle salvabanche davanti al Ministero delle Finanze a protestare. Purtroppo però non basta, bisogna fare molto molto di più. E veramente vi prego di portare questo messaggio a tutte le persone che conoscete, perché il sistema finanziario e bancario sta cambiando e alla fine penso che andrà sempre peggio. Mi dispiace, però dobbiamo cercare noi veramente di fare il possibile per cambiare le cose. E vi chiamo qua, grazie.